Diritto d'autore. Di chi sono i diritti economici delle opere create su committenza? Prima parte. Sei un artista o un creativo e ti hanno chiesto di realizzare un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore. La domanda che dovresti porti è: a chi appartengono i diritti d'autore connessi all'opera? Innanzitutto, una precisazione. Di quali diritti stiamo parlando? Due sono le categorie di diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore, i diritti morali e i diritti economici. I diritti morali comprendono, ad esempio, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e il diritto di opporsi ad ogni sua modificazione. Invece, i diritti economici riguardano lo sfruttamento commerciale dell'opera. Solo il titolare dei diritti economici può, ad esempio, vendere l'opera, riprodurla su un catalogo da vendere al pubblico e così via. In questo e in un prossimo video parleremo della sorte dei soli diritti economici delle opere create su committenza. Del resto, i diritti morali appartengono solo all'autore dell'opera e non possono essere trasferiti al committente. Chiarito che parleremo solo dei diritti d'autore di natura economica, cerchiamo ora di capire a chi spettino i diritti economici di un'opera realizzata su committenza. Ma prima, due parole sul rapporto tra committente e artista. La realizzazione di un'opera dell'ingegno può essere commissionata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o in alternativa in forza di un contratto di prestazione d'opera tra committente e lavoratore autonomo. La legge sul diritto d'autore si occupa solo dei diritti delle opere create su committenza dal lavoratore dipendente. Nulla dice sulle opere realizzate sempre su committenza dal lavoratore autonomo. Secondo un'interpretazione condivisa della legge sul diritto d'autore, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare dei diritti di utilizzazione economica di tutte le opere dell'ingegno create dal lavoratore dipendente nello svolgimento delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Quindi, quale che sia la natura dell'opera dell'ingegno realizzata dal lavoratore dipendente nell'ambito del proprio lavoro, software, banche dati, progetti architettonici, opere letterarie e così via, i relativi diritti di sfruttamento economico appartengono al datore di lavoro. E se invece l'opera venisse commissionata a un lavoratore autonomo, ad esempio al titolare di una partita IVA nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera, a chi appartengono in questo caso i diritti economici? Il problema non si pone se il contratto specifica espressamente quali diritti si trasmettono al committente e quali diritti rimangono in capo all'autore. Ma se non c'è un contratto, come stabilire a chi spettino i diritti economici fra il committente e l'autore dell'opera? Sul punto, lo abbiamo già detto, la legge sul diritto d'autore non dà una risposta. Fra le soluzioni possibili, ecco le principali elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Una prima tesi prevede che si trasferiscono al committente solo i diritti economici connessi all'oggetto e alle finalità del contratto. Cosa significa? Ad esempio, se l'accordo prevede che il creativo debba realizzare un'immagine per stamparla su poster poi rivenduti dal committente, lo stesso committente non potrà usare quell'immagine per applicarla anche su magliette destinate alla vendita. Quindi, se il committente vuole fare un uso dell'opera diverso o ulteriore rispetto agli accordi, dovrà chiedere il permesso all'artista e anche pagargli un compenso aggiuntivo. Una seconda tesi prevede che anche nei rapporti di lavoro autonomo, così come nel lavoro dipendente, tutti i diritti economici, dunque non solo quelli connessi all'oggetto e alle finalità del contratto, tutti si trasferiscono automaticamente al committente, anche se manca un contratto che lo specifichi. Quindi, secondo questa tesi, il committente acquista tutti i diritti economici sull'opera e può sfruttarla economicamente come meglio ritiene, senza dover chiedere il permesso all'artista o dovergli pagare un compenso aggiuntivo. Però attenzione, la legge sul diritto d'autore prevede espressamente che il trasferimento dei diritti economici dell'opera può essere provato solo per iscritto.
Il committente di un'opera farebbe meglio, quindi, per precauzione, a dotarsi di un contratto scritto in cui prevedere espressamente che gli vengono ceduti tutti i diritti economici senza alcuna limitazione. Infatti, se manca un contratto scritto, il committente avrà maggiore difficoltà a tutelarsi in caso di controversia con l'autore dell'opera. In realtà, la giurisprudenza ha recentemente sconfessato questo principio. Si è ritenuto cioè che non sia essenziale provare per iscritto la cessione dei diritti economici nel caso di opera realizzata su committenza. In questo caso, infatti, i diritti economici sarebbero acquisiti in automatico dal committente per effetto della realizzazione dell'opera. Resta il fatto che un contratto di prestazione d'opera ben scritto, che specifica quindi la sorte dei diritti d'autore, è lo strumento migliore per tutelare le parti e prevenire future liti. Ricapitolando, in caso di opera realizzata su commissione, da un lato c'è chi sostiene che si trasmettano al committente solo i diritti economici connessi all'oggetto e alle finalità del contratto. Dall'altro lato c'è invece chi ritiene che, in forza dell'accordo tra committente e artista, tutti i diritti economici dell'opera si trasferiscano automaticamente in capo al committente, che potrà fare dell'opera ciò che vuole. Quale tesi è quella giusta? Come detto, la legge sul diritto d'autore non dà una risposta. Nel prossimo video cercheremo di individuare una possibile soluzione del problema analizzando un recente intervento del legislatore. Iscrivetevi al nostro canale. Abbiamo un'intera sezione dedicata a diritto, arte e proprietà intellettuale. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.